Abbiamo appreso pochi minuti fa con una nota stampa di ArcelorMittal che la società indiana, la multinazionale dell'acciaio, ha deciso di recedere, quindi di risolvere il contratto che la legava con lo Stato italiano, il contratto di affitto dello stabilimento ex Ilva di Taranto che si trova alle mie spalle. Questa comunicazione di recesso e risoluzione trova fondamento, secondo la nota della ArcelorMittal, nella mancata conferma dell'immunità penale amministrativa per gli amministratori e i dirigenti della società rispetto alle attività che sono appunto svolte all'interno dello stabilimento durante la realizzazione del piano ambientale. È bene ricordare che negli anni scorsi una serie di decreti aveva garantito questa immunità penale ai vertici dell'azienda, anche prima che arrivasse appunto ArcelorMittal, ma il governo di recente non ha più confermato questa norma, una norma con fondati sospetti di incostituzionalità, evidente, perché riconosce un'immunità penale ai vertici di un'azienda rispetto a condotte che possono essere lesive e purtroppo in questo territorio negli anni passati ne abbiamo avuto riprova, possono essere anche lesive del diritto alla salute non solo dei lavoratori ma anche della vicinissima limitrofa città di Taranto, dei cittadini della città di Taranto. Questa norma non è stata confermata, attendiamo una risposta del governo, secondo alcune voci il governo starebbe studiando un decreto d'urgenza per introdurre una norma che riguardi tutti, quindi si parla addirittura di una modifica all'articolo 51 del codice penale che consenta questa immunità penale a tutte le aziende che debbano realizzare un piano ambientale, quindi non una norma specifica per lo stabilimento Ilva ma una norma erga omnes, in questa maniera ovviando a taluni di quegli aspetti di incostituzionalità che erano stati evidenziati soprattutto dai giudici di Taranto. Ecco, sembra questa nota una presa di posizione forte contro la giustizia, contro gli organi giurisdizionali, nello specifico contro il Tribunale di Taranto. È palese l'intenzione di dismettere questo impegno da parte degli imprenditori indiani. Noi, attenti osservatori di ciò che accade nel mondo della giustizia, del diritto, ci chiediamo e chiediamo alla comunità degli avvocati italiani o comunque alla comunità dei giuristi italiani se è possibile concepire e considerare un'immunità, prevedere un'immunità penale che salvaguardi le aziende rispetto al diritto alla salute di lavoratori e cittadini. Questa è la domanda che poniamo oggi.